Potrebbero essere riaperti già in settimana i parchi pubblici più grandi di Salerno dopo una prima valutazione con gli operatori del verde pubblico che dovranno verificare le condizioni di sicurezza dopo il lungo periodo di chiusura. La riapertura riguarderà solo le aree più grandi come il Parco del Mercatello, il Parco del Seminario, il Galiziano ed il Parco Arbostella e sarà garantita sulla disponibilità dei lavoratori del Comune di Salerno, non delle società miste, attraverso una soluzione interna, come l'ha definita questa mattina l'assessore all'ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella. L'assessore, che sulla questione mercoledì mattina alle 12 sarà ascoltato in Commissione Ambiente, stamani sotto i portici del Palazzo di Città Salerno ha nuovamente incontrato i lavoratori delle cooperative sociali. I dipendenti sono fermi al palo, così come i parchi pubblici che non riescono ad essere fruibili a causa dell'assenza di chi dovrebbe gestirli e mantenerli. Dopo il primo tentativo di effettuare un bando per l'assegnazione degli interventi della durata di 3 mesi, che non è stato ritenuto conveniente da nessuna azienda, vincolata anche alla clausola sociale per rioccupare dipendenti senza lavoro, l'assessore Natella, che chiama bando ponte questa gara breve, ma è al lavoro anche per una gara più lunga pubblicata oggi per la manutenzione dell'erba e capistrada, al momento prende in considerazione una soluzione interna e boccia l'ipotesi prospettata dal Al di là sindacato. delle gare, è improponibile fare un contratto a tempo per 3 mesi, magari in seno a Salerno Pulita o Salerno Solidale, e garantire il prosieguo del lavoro a questi lavoratori? Guardi, questa è una procedura che prevede una riflessione abbastanza complessa. La norma, per quello che ci dicono anche i dirigenti, non prevede che questo si possa fare così a cuor leggero, quindi vanno fatte una serie di valutazioni, va verificata la disponibilità della partecipata eventualmente per poter fare questo servizio, quindi organizzarlo e poi assumersi come clausola sociale tutti i lavoratori. Quindi diciamo non è così semplice come si pensa. È ovvio che se questi servizi vengono affidati anche da anni all'esterno facendo delle gare, significa che tu il mercato in qualche modo lo devi consultare. Però questi sono anche discorsi tecnici che esulano dalla politica. Sicuramente anche questo tipo di proposte che ci sono venute dai sindacati sono state da me portate, diciamo, all'attenzione dei dirigenti e all'attenzione dell'amministrazione per verificare che, diciamo, tutte le strade percorribili possono essere sondate e la verifica è dovuta anche per rispetto ai lavoratori. Stamattina ha avuto un ulteriore confronto con i lavoratori qui che sono sempre in presidio. Mercoledì l'avvertenza sarà in Commissione Politiche Ambientali. Sì, io con i lavoratori ho un confronto, diciamo, quotidiano, sinceramente, anche perché sono molto dispiaciuto della loro condizione e mi fermo volentieri ogni qualvolta mi viene richiesto a dare aggiornamenti sulle procedure in corso. Mercoledì ho avuto un invito per la Commissione Ambiente per anche spiegare anche ai consiglieri comunali, insomma, quali sono le procedure che stiamo portando avanti. Probabilmente sarà con me anche il dirigente, quindi avremo modo di, anche in modo trasparente, di spiegare le procedure in corso e di spiegare tutti gli atti che sono stati fatti.